Galera, ragazzi, bentornati qui sul mio canale Showtime GP in the building. Quest'oggi la facciamo graviosa, ragazzi. Lo vedete un po' com'è la situazione? Non siamo all'aperto, siamo al chiuso. E sono circondato da scarpe, da shoes, da sneakers. Quest'oggi, ragazzi, sono qui per portarvi un nuovo format dove andrò a mostrarvi la mia collezione di sneakers. Però ci tengo a precisare, adesso parliamo di Jordan. E non parliamo di tutte le Jordan, ma bensì la mia collezione di Jordan 4. Se vi piace questa idea, questo nuovo format, ragazzi, mi raccomando, schiacciate like. E io andrò a portarvi anche nuovi modelli, anche altri modelli che ho. Quindi no excuses, partiamo con questo video. Let's go. Molto bene, ragazzi, allora partiamo subito dal presupposto che, per assicurarmi di non sbagliare niente, mi sono munito di un computer e anche di un telefono. Quindi, ragazzi, se sbaglio qualcosa, non mi aggredite, io sto cercando di utilizzare Google, ok? E anche i siti che ci sono, ovviamente quelli di scarpe, che sono belli approfonditi. Comunque, partiamo subito con la prima scarpa, scarpa che io adoro, god damn. Penso super fresca, freschissima. E questa la devo mostrare subito, qual è, god damn. Partiamo da questa, ne abbiamo poco da mostrarvi, ragazzi. Questa è davvero heavy. Air Jordan 4 Retro Red, god damn. Non so se mi spiego. Black, grey, e ovviamente quel red saucy. Molto bene, andiamo a vedere subito che cosa dicono di questa scarpetta. Michael Jordan ha indossato il primo paio durante una partita dell'NBA del 1985. Ovviamente non questa qui che ho io in mano, però questo modello. Questa, ragazzi, io ve la consiglio perché, tra l'altro, questo tessuto qui è stra facile da pulire. Allora, ragazzi, partiamo dal fatto che sono un collezionista, ok? Io le scarpe le uso, queste le tratto bene, le ho pulite, le ho indossate, guarda come stanno clean. Mentre per quanto riguarda la prezzistica della scarpa, io adesso, ragazzi, non mi posso ricordare quanto ho pagato ogni scarpa che ho comprato, ma vi posso dire a quanto stanno adesso. E queste stanno a 684 euro su Restock. La sorella della nostra Retro Bread, abbiamo la goddamn Fire Red. Fire Red, anche questa super saucy. Questa l'ho comprata su StockX. Non è il primo paio che compro, ho dovuto comprarne due paia perché un giorno mi hanno sfondato la macchina e l'unica cosa che hanno rubato sono state le mie scarpe. Incredibile, ragazzi. E chi mi segue su Instagram lo sa, perché l'ho pubblicato nelle stories. Quindi mi raccomando, se non lo fate, anche non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram. Yes sir, io vi metto il link in descrizione. Pubblico sempre cose su stories, eccetera eccetera. È successo davvero, mi hanno aperto la macchina, l'unica cosa che mi hanno rubato sono queste scarpe. Quando è uscita quella nera, Michael Jordan ha utilizzato anche quella bianca per sponsorizzarla. E questa, che dire, raga, in bianco un pochino più difficile da utilizzare, nel senso che è più delicata, perché il bianco si sporca più facilmente, ma con il fatto che sono completamente in pelle, sono molto facili da pulire, eccetera. E poi già sapete, ragazzi, io questa qua non l'ho pulita prima di mostrarvela. È così clean, come la vedete, come la sto tenendo. Quando la dovrò sfoggiare per uscire, gli darò una bella passata, perché mi raccomando, ragazzi, già lo sapete, quando uscite, uscite con le scarpe clean, garden, con lo stile parte anche dalla scarpa, eh? Mentre per quanto riguarda il prezzo, qui siamo sui 498 euro. Vedete che questa è meno costosa dell'altra, ovviamente perché, secondo me, perché è bianca. Siamo andati sull'old school, adesso andiamo su qualcosa di più recente. Ebbene sì, ragazzi, adesso andiamo a vedere la Jordan Military Saucy Tasty. Non sto scherzando, ragazzi, questa si chiama Jordan 4 Retro Military Black. Ragazzi, questa scarpetta qui è davvero tosta, eh. Clean, bianco con il grigio, anzi, clean. Con questa ci può andare perfino in chiesa, nel senso, è
Clean. Bene, questa scarpetta, ragazzi, adesso viene a costare su i 470 euro. È una scarpetta molto recente, perché appunto è uscita nel 2022. Quest'anno io non punto su tutte le scarpe, ma ve l'ho detto, sui cavalli da battaglia. Quella scarpetta che io dico che secondo me quella scarpetta crescerà di valore. E infatti l'ho presa forse a 250, 280 massimo. Adesso sta a 470. Quindi no cap, investimento non è male. Andiamo di due in due e rimaniamo su quest'anno, ragazzi, sul 2022, goddamn. E adesso vi propongo la Infrared. Questa scarpetta, ragazzi, è una bad bitch. Guardala. Tu spiegami questo accostamento di grigio chiaro con questo grigio scuro che va sul black con il rosso. Dai, non stiamo esagerando qua, eh? Adesso ha un valore di 306 euro, quindi io vi direi che vi dovete sbrigare, perché comunque sia, già sapete, tutte quante le scarpe salgono di prezzo e di valore con il tempo, e quindi potete investire i vostri soldi come volete, ma anche sulle scarpe, come magari può essere con gli orologi, con i gioielli, anche lì può essere un buon investimento, ma ovviamente non le dovete usurare, eh? Le dovete tenere bene, come fa il capitano. Andiamo indietro e adesso vi parlo di una scarpetta che è uscita nel 2021, ragazzi, non più 2022, non più 1985, ma bensì Jordan 4 Lightning, god damn, 2021. Guardatela un po', shish, questa, ragazzi, con un outfit total black, Yansen, o con un bel jeans. Sapete come sta? Too much drip. Il prezzo sta sui 400 euro, quindi no cap, questa scarpetta spacca. Se non erro, anche questa scarpetta che vi sto per mostrare è uscita nel 2021. Ebbene sì, perché quando è uscita quella gialla stava uscendo pure questa qui, e vi sto parlando della Retro University Blu. Guardatela un po', ragazzi, guardatela, 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 la roba è heavy. Questa scarpetta, ragazzi, abbinata con un jeans, sheesh, questa scarpetta spacca, ok. Tra l'altro il tessuto qui è di camoscio, ragazzi, quindi c'è da dire che è un po' delicata, ok, però con i metodi giusti vengono pulite. Guardate un po', come vi ho detto prima, ogni scarpa che vi mostro io l'ho già utilizzata, ok? Per questa scarpetta, ragazzi, ogni volta che la prendo in mano il mio corazon fa grippao, grippao, grippao. Quindi prima di mostrarvela, già subito vi chiedo, yes, se vi piace questo nuovo format, goddamn, schiacciate quel like, facciamolo durissimo. Facciamolo durissimo, supportate questo nuovo format, supportate me, goddamn, e iscrivetevi anche al canale, attivate la campanella così non vi perdete nessun video, che ricordate che ogni martedì puntuali ore 14 esce un nuovo video. Detto questo, ragazzi, è arrivato il momento di parlare di questa scarpetta. Goddamn, questa scarpetta è un pezzaccio. Ogni volta che la guardo mi emoziono, mi fa. Mi sono perfino scordato come si chiama. Vi rendete conto? Bene, infatti non lo so proprio. Andiamo a vedere come si chiama, god damn. E se tu parli, come faccio? Come fa a metterli? Jordan 4. Come faccio a trovare il nome di questa? Che macello. Tu sai come si chiama? Allora, dov'è il codice a barra? Che proprio te lo fa uscire su internet. Aspetta. Che miseria. Questa scarpetta, Jordan 4 Retro SE95 Neon. Ecco qui il nome di questa scarpetta. Questa scarpetta, ragazzi, è diversa da tutte le altre. Da tutte le altre che vi ho mostrato. Perché, già da come lo dice il nome, neon, questa scarpetta, ragazzi, al buio si illumina.
Non sto scherzando, ragazzi. Quindi magari andate a farvi una serata in un qualche locale, ci sono le luci un po' soffuse, eccetera eccetera. Questa scarpetta si illumina e renderà la vostra serata ancora più sosi, ancora più lucente, ancora più incandescente, ancora più... ancora un po' più, capito? Parliamo di cose serie, parliamo di business, parliamo di cash money. E questa scarpetta viene a costare ora ben 501 euro. Quindi no cap, anche questa saletta di prezzo. Questa è davvero tasty, eh. Tutti questi abbinamenti qua, ragazzi miei, anche qui con un jeans. Io l'ho messa in situazione dove davvero no cap. Sto vedendo anche dentro. Torniamo invece su qualcosa di ancora più recente. Fate, mi sono dimenticato come si chiama, porca miseria. Com'è che ha detto? Red Thunder? Thunder. Black Red Thunder. Retro Red Thunder. Ecco qui. Hello! Mi sono dimenticato ancora il nome. Retro Red Thunder. Retro Red Thunder. Questa scarpetta, ragazzi, è saucy, 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 saucy. Lo sapete, ragazzi, perché è saucy? No! No! Perché è total black. Questa, secondo me, ragazzi, è la scarpa su cui tutti quanti dovete investire, perché così black la potete riutilizzare tante di quelle volte, perché non si consumerà mai. Ovviamente dovete trattare bene. Però, ragazzi, questa scarpetta qua è super resistente. Yansen, total black è sempre una garanzia. E in più, se c'è il rosso, che è il mio colore preferito, siamo a posto. Hai capito? Il nome non me lo ricordo, non me lo ricorderò mai, va bene così. È data di release 15 gennaio 2022, no cap. E sono uscite a dicembre 2021, quindi... a gennaio c'è il release. Ci siamo, no? Prezzo di questa scarpetta, ragazzi, ci aggiriamo su... no, non tanto. Siamo sui 438 euro. No, non tanto. Adesso vi andrò a mostrare un pezzo da 90. Penso la più costosa della mia collezione. E dopo di questa vi mostrerò la mia Jordan 4 preferita. Ebbene sì, ragazzi, quando si parla della Jordan più costosa che ho, per forza di cose doveva essere questa. Come vi ho detto prima, ragazzi, il colore determina tantissimo il costo, ok? Quindi quando tu vai su un total black, vai su una scarpa che difficilmente vai a consumare, a rovinare, ti resiste un sacco. Yes sir. Quindi questa è davvero testi. Ci aggiriamo sui 1100 euro adesso, ragazzi. Siamo arrivati a conclusione di questo video e arriviamo al pezzo doc. Dulcis in fundo, ragazzi, questa scarpa qua è la mia preferita per quanto riguarda le Jordan. Non ce n'è, non ce n'è. E soprattutto per quanto riguarda le Jordan 4, perché poi comunque sia, ragazzi, già ve l'ho detto, arriviamo a 15.000 like sotto questo video e io vi porterò all'episodio numero 2 di questo nuovo format. Yes sirski. E magari vi posso portare le Jordan 1. Che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. E stiamo parlando della Jordan 4 Top Haze. Guardatela un po'. Full brown. Qua i dettagli si sprecano, ragazzi. Non so se riuscite a vedere qui. Praticamente questa è un tipo di pelle un po' rovinata. Yes sir. Che luccica pure. Cioè, ti devi togliere perfino gli occhiali per guardarla bene. Cioè, troppo tasty. Poi con questo match con il rosso, già sapete cosa c'è il rosso. Questo brown, questo black, questo rosso. Che dire, io questa scarpetta, ragazzi, la consiglio perché è la mia preferita. E sui prezzi qua ci aggiriamo sui 601 euro. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella,
like al video, 15.000 like e vi porto l'episodio numero 2. E che dire, qua già lo sapete la quality. Vi metto il link in descrizione del mio canale Instagram, vi metto il link in descrizione del mio videomaker e di tutti i miei collaboratori. Quindi mi raccomando, già lo sapete la quality. Scrap, papà. E oggi lo facciamo con la shoes.